Il nostro viaggio inizia con Azienda Gardesana Servizi. Azienda Gardesana Servizi è la società che gestisce il servizio idrico integrato dei comuni veronesi nel comprensorio del Garda. Azienda Gardesana Servizi si occupa del servizio di acquedotto, quindi dell'erogazione dell'acqua potabile, dell'approvvigionamento e della cura delle condotte e della gestione del servizio di fognatura e depurazione. Una volta che le acque di scarico lasciano le case, Azienda Gardesana Servizi le raccoglie, le depura e le reimmette nei corsi d'acqua, restituendole depurate all'ambiente. Nasce dall'impegno per la tutela e la garanzia delle acque la scelta di sostenere il progetto Le Vie dell'Acqua, che ha l'obiettivo condiviso con le amministrazioni locali di mantenere la memoria storica di ciò che è stata in passato l'acqua per il nostro territorio. La salvaguardia dei flussi presenti lungo il percorso garantirà la sicurezza e stabilità delle sorgive naturali e sensibilizzerà turisti e cittadini alla conoscenza e ad un uso più consapevole dell'acqua a partire dalle sue fonti. La tutela dell'ambiente parte dall'acqua. Il ciclo dell'acqua nel servizio idrico integrato. Dalle sorgenti alle nostre case per un ritorno all'ambiente. Come funziona l'acquedotto? Prelievo. L'acqua arriva nelle case attraverso l'acquedotto che la preleva dalle fonti. Proviene principalmente da falde sotterranee, direttamente dal lago o dalle sorgenti. Potabilizzazione. L'acqua viene analizzata per verificare che sia potabile. Viene anche disinfettata di solito con il cloro o con i raggi ultravioletti. Adduzione. Le condotte principali che portano l'acqua dai pozzi ai paesi si chiamano condotte di adduzione. Accumulo. Vicino ai centri abitati, l'acqua viene accumulata nei serbatoi che servono da riserva per i momenti di maggior consumo. In questo modo, l'acqua è sempre disponibile nell'abitazione. Distribuzione. Dai serbatoi, con tubazioni via via più piccole, l'acqua viene portata in tutte le case dove il contatore misura i consumi. Come funziona la fognatura? Scarico. L'acqua potabile che viene utilizzata per bere e preparare i cibi, per lavarsi, per il WC, per pulire i piatti, fare le pulizie e il bucato, si sporca e diventa refluo fognario nero. Per non inquinare il terreno e di conseguenza la falda, l'acqua sporca viene raccolta da ogni casa attraverso le tubazioni di scarico e portata nella fognatura. Collettori e sollevamenti fognari. Con tubazioni che diventano sempre più grandi e con l'aiuto delle pompe e degli impianti di sollevamento, le acque nere vengono portate all'impianto di depurazione. Come funziona il depuratore? Trattamenti primari. Le acque nere attraversano griglie di varie dimensioni per poter separare oggetti anche molto piccoli. Le acque nere vengono sollevate ed inviate in vasche, dove lasciano depositare le sabbie più pesanti sul fondo. Nel contempo, l'acqua viene separata anche dai grassi e dagli oli. Trattamenti secondari. Le acque proseguono il proprio percorso nelle vasche a fanghi attivi per i trattamenti biologici. Qui, batteri specializzati eliminano le sostanze inquinanti. Trattamenti terziari. Successivamente vengono rimossi il fosforo e i batteri residui presenti. L'acqua viene filtrata su letti di sabbia e disinfettata grazie a lampade a raggi UV. I tecnici di laboratorio analizzano l'acqua durante tutta la depurazione, che viene poi restituita all'ambiente. Rispettiamola. L'acqua è preziosa. Va utilizzata con cura, senza sprecarla. La cosa bella è che bastano pochi gesti per salvaguardare questa nostra ricchezza e semplici attenzioni per mantenerla pulita. Meno acqua finisce negli scarichi, più per noi è semplice il compito di depurarla.
Ecco qualche consiglio per usare meno acqua quando si è a casa. Apri il rubinetto solo se necessario. Se fai la doccia rispetto al bagno, puoi risparmiare una grande quantità d'acqua. Riduci la portata dello sciacquone. Non gettare farmaci o oli nel lavandino. Usa detersivi in quantità limitate. Usa la lavastoviglie a pieno carico. Continua il nostro viaggio alla scoperta del percorso che l'acqua compie dopo aver lasciato le nostre case. Andiamo a conoscere come viene depurata l'acqua e restituita all'ambiente. Grazie al lavoro di Depurazioni Benacensi. Buon viaggio! Il depuratore si trova nel comune di Peschiera del Garda, è affacciato sul fiume Mincio ed è un depuratore che tratta le acque reflue urbane prodotte lungo le due sponde del lago di Garda, la sponda bresciana e la sponda veronese. Ha una potenzialità di 330.000 abitanti e ha una potenzialità elevata legata al flusso turistico estivo. Il depuratore è costituito da diversi trattamenti. Diciamo c'è una linea acque e una linea fanghi. La linea acque inizia con la grigliatura grossolana, c'è un sollevamento, una grigliatura fine, un comparto di dissabbiatura e di isolatura, un comparto di ossidazione biologica, di nitrificazione e denitrificazione biologica, la sedimentazione finale e i trattamenti terziari per la rimozione del fosforo e della carica batterica. I fanghi prodotti invece vengono ispessiti e poi disidratati per essere inviati in agricoltura o al compostaggio. Le fasi di grigliatura e sollevamento sono le prime fasi di trattamento delle acque fognarie. Con la grigliatura grossolana, vengono rimosse le particelle di dimensioni più rilevanti. Con il sollevamento si consente all'acqua fognaria di attraversare tutte le fasi di trattamento del depuratore. Dopo il sollevamento è presente una fase di grigliatura fine, che ha una spaziatura di 3 mm, per rimuovere e affinare ulteriormente il refluo e rimuovere le sostanze solide presenti nella fognatura. Dopo la grigliatura fine sono presenti delle vasche mantenute aerate, quindi viene insufflata dell'aria, in cui le sabbie più pesanti sedimentano sul fondo e poi vengono asportate, mentre l'acqua fognaria depurata di queste sabbie prosegue verso i trattamenti successivi. In queste fasi avviene anche la rimozione degli oli e grassi presenti nell'acqua fognaria stessa. In caso di eventi meteorici intensi, al depuratore arriva non solo la portata fognaria, ma anche arrivano le acque meteoriche. Se questa portata è superiore a quella trattabile in quel momento dall'impianto, parte della portata affluente viene inviata in queste vasche di laminazione, per essere trattata poi in seguito dall'impianto. I trattamenti biologici sono proprio il cuore dell'impianto di depurazione, in cui avviene la rimozione degli inquinanti presenti nella fognatura, quali ad esempio la sostanza organica o l'ammoniaca. Questa degradazione avviene ad opera di batteri specializzati che si sviluppano in queste vasche, che contengono il cosiddetto fango attivo, batteri fra i quali batteri ad esempio nitrificanti che rimuovono l'ammoniaca, i denitrificanti che rimuovono i nitrati e i batteri che rimuovono più in generale la sostanza organica presente nella fognatura. Ci sono zone aerate per i batteri nitrificanti, cioè ci sono dei compressori che insufflano l'aria nella vasca per consentirgli di utilizzare l'ossigeno, e delle zone solo miscelate in quanto ci sono batteri come quelli denitrificanti che non hanno bisogno dell'aria per degradare la sostanza inquinante. Sono presenti 6 vasche di ossidazione biologica, sono circolari, che contengono 29.000 metri cubi di fango attivo. Successivamente alla fase di ossidazione biologica è presente la fase di sedimentazione finale. Sono presenti 10 bacini nei quali viene inviato il fango attivo dalle vasche di ossidazione. Il fango sedimenta sul fondo, mentre l'acqua depurata fuoriesce dalla superficie e prosegue verso i trattamenti successivi.
arrivati adesso alla fine della linea acque. Qui le acque vengono ulteriormente affinate e viene rimosso il contenuto residuo di fosforo e di carica batterica. Inizialmente le acque sono sollevate, avviene poi un'aggiunta di reagenti chimici, solfato d'alluminio e polielettrolita, per far sì che si formino questi fiocchi con cui viene rimosso il fosforo. L'acqua poi prosegue e subisce un ulteriore affinamento su letti di sabbia e poi avviene la riduzione della carica batterica in canali che contengono lampade a raggi ultravioletti per la riduzione della carica batterica. L'acqua poi si mette nel canale Seriola, che poi si mette successivamente nel fiume Micio. Perché è importante ridurre il fosforo? Perché è un fattore che favorisce la crescita delle alghe, per cui eliminandolo, riducendolo dallo scarico, si fa sì che questo fenomeno sia ridotto. Per consentire di avere una corretta depurazione è necessario prelevare dei campioni all'ingresso dell'impianto, nei punti intermedi di trattamento e soprattutto allo scarico finale. Questi campioni poi vengono consegnati al laboratorio di analisi del depuratore, che determina quotidianamente i parametri principali che ci consentono di valutare soprattutto la qualità dello scarico depurato, ma anche i rendimenti della depurazione complessiva. I fanghi biologici in eccesso sono ulteriormente sedimentati per rimuovere il loro contenuto d'acqua, disidratati, raccolti in container e conferiti in impianti autorizzati. Il nostro viaggio si conclude qui. Ma l'acqua continuerà ogni giorno a scorrere. Ricordiamoci allora di quanto sia preziosa e di quanto dobbiamo averne cura tutti i giorni.